Pa ono što je i zanimljivo, pročitali smo negdje da se na vrlo neobičan način bavite muzikom. Možete li nešto malo više o tome? Abbiamo letto che ha un modo abbastanza particolare di occuparsi della musica. Ci può dire di più? Sì, esatto. Io appunto in questo mio bisogno di espressione faccio una cosa particolare. Utilizzo il fischio come forma espressiva artistica. Upravo u toj mojoj potrebi za izražavanjem pribjegla sam jednoj vrlo neobičnoj formi izražavanja kroz zvižduk kao kroz vrstu umjetničkog izražavanja. Anche lì il fischio è un modo di interpretare una melodia. Znači i sam zvižduk je također jedan način interpretacije melodije. Ed è un suono ancestrale. I to je jedan arhetipski zvuk, zvuk iz snova. Poi devo dire il fischio è un talento che si ha o non si ha. Osim toga, to je jedan talent koji neko ili posjeduje ili ne posjeduje. Nije moguće naučiti zviždati. Quindi fin da piccola fischiavo e allora ho sviluppato anche questa mia parte. Dakle, još od malih nogu sam zviždala i vremenom sam razvila tu svoju sposobnost, taj talent. I kako izgledaju ti nastupi i koje melodije izvodite kad nastupate tako? Come sono queste, quelle sue, diciamo, quando si esprime nel modo di fischio, com'è, diciamo, il concetto in sé di tutto, come si presenta? Beh, di solito faccio dei concerti, sono accompagnata o da un solista o da un'orchestra, normalmente nell'ambito di concerti di jazz. Dakle, kada nastupam, obično me prati ili jedan solista ili ponekad i orkestar, znači ja se izražavam uz pratnju i obično je tu u okviru jazz festivala. Il jazz è una musica che mi interessa particolarmente proprio perché ha una melodia di base, ma poi su quello c'è l'espressione della singola persona, viene cambiata ed è sempre diversa, non è mai uguale a se stessa. Jazz me veoma interesuje kao muzički izraz jer u jazzu postoji jedna osnova, jedna osnovna muzička potka na kojoj zatim umjetnik radi i koja je uvijek različita, nikada nije ista. Pitanje za kraj, poslije Podgorice putujete za Štokholm, tamo također imate izložbu, izlagali ste ranije, pa kakva je švedska publika ili može li se porediti publika u različitim zemljama? Sappiamo che dopo il Montenegro avrà un'altra esposizione a Stoccolma e sapendo che ha già esposto a Stoccolma ci può dire qualcosa sul pubblico della Svezia o se è il caso di fare alcuna comparazione tra il pubblico di vari paesi? Beh, per quanto riguarda la fotografia, il pubblico scandinavo e del nord Europa è forse arrivato prima della parte invece sud dell'Europa ad accettare la fotografia ed equipararla alla pittura. Što se tiče publike iz sjeverne Europe, skandinavskih zemalja, oni su možda u odnosu na ostatak Europe prije došli do poimanja fotografije kao tipa umjetnosti i do njenog prihvatanja. Il numero di gallerie che espongono fotografie negli Stati Uniti, ma anche nel nord Europa, in Inghilterra, in Francia, è ormai pari a quelle che espongono scultura o pittura. Možemo reći da je broj galerija u Sjedinjenim američkim državama, u skandinavskim zemljama, ali recimo i u Francuskoj i Engleskoj, gotovo jednak galerijama koje izlažu slike. In altri paesi lo è meno, compresa l'Italia, ma è questione di poco tempo. I u ostalim zemljama to nije slučaj, manje je takvih galerija koji izlažu fotografije, ali to je samo pitanje vremena. Hvala vam puno na gostovanju, izuzetno mi je čast što ste bili gosti emisije Sabirni centar. Grazie per aver preso parte alla mia trasmissione, mi ha fatto particolare onore averla qui con noi stasera. Sono io che ringrazio lei ed è un piacere non solo essere qui, ma proprio essere nel Montenegro, che è un paese meraviglioso e di un'ospitalità incredibile. Ja se zahvaljujem vama. Meni je posebna čast što sam večeras bila sa vama ovdje i što sam u Crnoj Gori, koja je zaista zemlja izuzetnog gostoprimstva.